A pochi metri gli operai si danno da fare per cercare di rimediare alla strada che è crollata, è stata meglio una voragine nel Viale Europa. Alessandra Azzori, lei è residente nel rione di Monte Urpinu. Una situazione decisamente particolare, è inaspettata o no? No, inaspettata assolutamente, perché io da tanto sto denunciando questo problema attraverso i social, ovviamente. Ricordo già da circa 17 anni fa i primi smottamenti del costone di Monte Urpinu, dove si incominciavano a vedere dei massi che cadevano. Noi portavamo i bambini a scuola, alle scuole materne, c'erano tanti giovani, tante persone che vengono qui a fare i jogging la mattina e si trovavano insomma in queste situazioni a dover scansare dei massi che crollavano. Poi col tempo la situazione è peggiorata, diciamo che insomma circa 15 anni fa non c'erano le piogge che ci sono adesso. Da quando sono aumentate le piogge questo problema è diventato sempre più grave. Hanno transennato la zona, però da solo transennata, non hanno mai fatto un'azione vera e propria. Da quanti anni ci sono le transenne oramai? Le transenne credo che ci siano dal 2013. C'è cresciuta anche l'erba intorno alle transenne, però ho anche chiesto a qualcuno del comune e mi hanno detto che i problemi sono nella proprietà, pare che ci siano delle zone di proprietà privata che non si possono, cioè ci sono dei problemi, non lo so, per cui non si possono fare delle azioni, perlomeno diventa tutto difficoltoso in questo senso. Quindi una situazione veramente particolare, adesso questa voragine che si è creata sul Viale Europa e a contorno, forse neanche tanto a contorno, anche le corse in auto notturne soprattutto. Ma sì, a questo punto io penso qualunque cosa. Cioè, devo dire una cosa, qualche anno fa avevano creato un orto sinergico proprio nella zona di Via Rafa Garzia e da su io mi sono resa conto di come veramente il terreno fosse molto friabile e questo anche ho fatto anche dei video da cui si vede proprio come il terreno è in uno stato veramente di degrado. Chi deve fare qualcosa e che cosa soprattutto dal suo punto di vista? Intanto secondo me geologi sì, devono controllare che il terreno possa reggere. Qualcuno consiglia di piantumare forse delle piante che con delle radici possano bloccare questo stato, questo degrado. Poi non so, perché non so se si devono creare delle mura, io penso, non so come sia, però sicuramente mettere in sicurezza la zona, perché poi quando succedono le cose, insomma, dopo allora si pensa che poteva essere fatto qualcosa. Io credo che bisogna anticiparlo questo, perché sono tante abitazioni qui.